Fabrizio, oggi siamo di fronte a un portone troppo particolare, quindi io devo fare questa domanda subito al proprietario di questa struttura. Siamo a San Vito, la cambusa del capitano. Hanno lasciato pure le chiavi appese, quindi oramai si fidano ciecamente. Entro. Siamo a San Vito in compagnia di Alberto, che è il proprietario di questa struttura, la cambusa del capitano. Grazie Umberto per averci accolto nella tua struttura. Intanto volevo dire che siamo in settembre inoltrato. Sì. Eppure il tempo sembra assolutamente estate oggi. Esatto, sì. Allora ti chiedo se di descrivermi la struttura. Ma Cambusa del Capitano nasce da una ristrutturazione di quella che negli anni 40 era una stalla, fondamentalmente. È una... Quindi noi siamo dentro una stalla? Totalmente sì. Infatti il portone era l'antico portone, poi ristrutturato comunque, di questa stalla. E durante le fasi di ristrutturazione, ovviamente essendo un locale di circa 40 metri quadrati, ho dovuto massimizzare e ottimizzare al meglio appunto gli spazi, e comunque l'ho trasformato in quella che poi è un locale tipicamente mediterraneo ormai, con i colori di quelle che, della nostra terra. Quindi ecco, c'è questa struttura che è molto particolare, a parte che l'entrata, quindi il portone, tu hai detto che è una stalla, quindi sì, riprende quello, sì, perché è quello però rivisitato, sì. E poi questo soppalco, insomma, è uno spazio molto grande, mm-hmm, bello, e poi devo dire che è abbastanza curato anche. Sì, poi comunque negli anni, adesso questo è il quarto anno praticamente che esercito l'attività di casa vacanza qua a San Vito Capo. E negli anni le richieste dei nostri ospiti praticamente hanno fatto sì che, insomma, oltre ad essere un locale ben arredato, direi anche ottimamente corredato, perché pur essendo, diciamo, un piccolo edificio di 40 metri quadri, in ogni caso è completo di tutti i comfort. Abbiamo la lavatrice, il forno a microonde, il TV LCD, il decoder satellitare. E invece quando viene il turista, se non volesse cucinare, sì, perché stanco dal mare eccetera, tu lo mandi da qualche parte? Ma sì, assolutamente. Poi San Vito Capo, sai, è un paese dove le gastronomie, le enoteche, i ristorantini, le trattorie, io voglio dire, sicuramente non scarseggiano. Due o tre ristoranti che sono quelli che io solitamente, insomma, consiglio, e posso fare i nomi? Se vuoi, alla grande. Che sono il Sirà a San Vito Capo, che è proprio vicino al mare, a due passi dal mare, il Ghibli e l'Agora. Sono i tre ristoranti che sicuramente, insomma, consiglio ai miei ospiti. Quindi che tu hai provato in prima persona? Assolutamente. E abbiamo inaugurato una serata, era il mercoledì, a tema per i nostri ospiti, a base di couscous di pesce, che poi è il piatto tipico, insomma, di San Vito Capo. Mentre siamo proprietari di un'imbarcazione, sempre per un numero di ospiti limitato fino a 18 persone, fare un'escursione mirata, ad esempio, alla riserva naturale dello Zingaro. Bene. Insomma, è qui. Solitamente a bordo facciamo un aperitivo, facciamo un aperitivo, si fanno appunto o al mattino o al pomeriggio le escursioni, quindi verrà fatto un aperitivo attorno alle 11 oppure alle 18, insomma, prima di rientrare. San Vito Capo, vabbè, dista 65 km da Trapani, dall'aeroporto di Birgi, e 110 da quello di Palermo. E qui Cambusa del Capitano, nella fattispecie, si trova a 150 metri dalla spiaggia, la spiaggia di San Vito Capo ovviamente, e quindi dal mare, e a una distanza di 200 metri da quella che è la passeggiata principale, quindi dalla via Savoia. Ti ringrazio ancora per averci accolto nella tua struttura. Grazie a voi. Da Viaggiamo in Sicilia è tutto, ciao e alla prossima. Ciao.